Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iAlforex.com e in questo video parleremo dei motivi per cui la price action migliora il tuo trading. Ho visto, quasi visto in realtà, o comunque ho notato che in giro per la rete, tra YouTube, eccetera, eccetera, ci sono molti trader detrattori di quella che è la price action, spiegando che ovviamente non si può fare trading in modo così semplicistico attraverso delle pin bar o delle inside bar e tutte queste cose. E in linea di massima do anche ragione a queste persone, perché io stesso che faccio price action da una vita, vi dico che fare price action e pensare che questa sia ridotta a delle figure esclusivamente grafiche e basta, è molto riduttivo e non è neanche corretto. Quindi cerchiamo di capire che intanto la price action non è esclusivamente vedere una candela, altrimenti caccian su un sistema automatico, fa tutto lui e siamo a posto. Sapete bene che io da anni, da sempre, che predico di non fare così, ma che se un trader vuole fare come metodo operativo price action per farlo diventare poi il trading che fa tutti i giorni, che diventi poi la sua metodologia principale, deve pensare che la price action non è esclusivamente guardare un tipo di barra, un tipo di candela e fare trading su quella. Dobbiamo invece ragionare, dobbiamo cercare di capire che il ragionamento sul tipo di tendenza, sul tipo di volatilità, su come si sono mossi i mercati negli ultimi swing, sui livelli di domanda e offerta importanti, oltre che poi i trigger, nei time frame grandi, come per esempio il grafico settimanale, danno vita a quello studio dei prezzi di cui è fatta la price action, che uso io. Keep it simple, quindi, non servono tutte quelle cose incasinate. Keep it simple, lo ripeto, quindi cerchiamo di rimanere semplici, ma nella nostra semplicità approfondire le dinamiche dei prezzi. Ed ecco qui proprio il primo punto per cui la price action fatta come si deve può migliorare il nostro trading. Ed è proprio questo, cioè il fatto che ci sia qualcosa di logico in quello che andiamo a vedere, di ragionato, nulla di meccanico o di sistematico. La price action ci dà il senso, dà il significato di alcuni movimenti di prezzo. Un'altra cosa per cui la price action è vincente è il fatto che si analizza esclusivamente quella che è la dinamica dei prezzi. Si va esclusivamente ad approfondire il rapporto, il bilanciamento tra domanda e offerta nei mercati, senza nessun fattore esterno, notizie, dati, indicatori strani, qualsiasi cosa, lì c'è tutto. Ovviamente, ripeto, non è una sola candela, ma è una struttura su time frame molto ampi, come il settimanale, che ci indica una certa cosa. Quindi noi avremo bisogno esclusivamente di quello per riuscire a capire che cosa fare poi durante la settimana. Altro fattore importante che la price action ci offre è che funziona in maniera veramente ottimale su mercati in trend e su mercati in trading range. Quindi, quando si vengono a formare dei trigger su una struttura di un certo tipo, su mercati in tendenza, ovviamente struttura di un certo tipo, dopo i movimenti di swing, dopo una certa volatilità. Non voglio andare in profondità adesso, non è un corso di trading, ma in mercati in tendenza di un certo tipo i trigger della price action sono esplosivi. E stessa cosa nel momento in cui mi trovo su un mercato range, quindi che va a avere un mercato in box, quindi rimbalza tra due parti, diciamo, una parte più alta, una parte più bassa del mercato, tende a essere veramente molto interessante perché con i trigger della price action si riesce ad essere avere un timing buono d'ingresso, avere un investimento piccolo, un rischio piccolo e spesso un rendimento che tendenzialmente almeno è il doppio del nostro rischio. Altro fattore fondamentale della price action è la chiarezza di entry. La chiarezza di uscita, la chiarezza in stop e la chiarezza di uscita in target. Quindi la cosa bella è che io quando mi trovo di fronte a un mercato che sto esaminando, su cui magari ho pianificato un certo tipo di operatività, mi si viene a creare quello che volevo in una determinata giornata, so anche benissimo dove bene o male devo uscire perché
quel tipo di situazione può fallire e quindi mettere un massimo rischio su un livello che so lì meglio uscire, ma anche con le estensioni di volatilità e i livelli di domanda e offerta sapere più o meno dove il mercato potrebbe reagire poi e quindi andarci poi contro nel momento in cui siamo in profitto. E ancora, abbiamo ancora il fatto che la price action si fa su time frame ampi, va ovviamente a migliorare il nostro trading, perché i time frame ampi migliorano poi il nostro approccio al mercato, il nostro comportamento nel mercato, che spesso vede meno quelle situazioni di vendetta, di poca razionalità, cioè situazioni che tendono poi a creare i presupposti per delle perdite. Quindi la price action funzionando esclusivamente su time frame ampi, weekly e daily, non ci permette di andare più sotto, perché più sotto sarebbe probabilmente esclusivamente perdente e quindi non ci permette di andare su un territorio che di per sé è più difficile e ci porta a livello emotivo in una situazione dove il trader tende a non essere profittevole. Collegato a questo, che è un po' l'ultimo punto importante che la price action, il mio price action method va a migliorare il tipo di trading che uno fa, è proprio quindi connesso con la questione che l'alto time frame tende a migliorare un po' il tipo di comportamento che si ha sul mercato, è appunto la disciplina. Cioè, con un trader che ha preso competenze di price action, noi sul platino bene o male ogni giorno ci stiamo, e io dico sempre che a tutti quelli che si iscrivono, sì, puoi anche iscriverti un mese, due, quattro, cinque, sei mesi, ma devi stare con noi almeno un anno e mezzo, capire quello che sta succedendo e come noi reagiamo a quel tipo di dinamica. Io sono dell'idea che è meglio dare l'esempio che parlare dell'esempio. Quindi è vero che la teoria serve e quindi va bene studiare assolutamente il tipo di dinamiche e quelle che anche ci sono nei nostri corsi e in tutte le nostre, non tutto il nostro materiale didattico, ma dare l'esempio sicuramente arriva di più. E infatti il platino è per quello, diamo l'esempio, facciamo vedere come lo facciamo, e ogni volta la situazione, sapete, nel mercato può essere anche leggermente diversa, quindi come affrontiamo un certo tipo di dinamica. Ed ecco che la price action ci rende quella disciplina sicuramente che serve a chi fa trading in maniera seria e profittevole, serve, e questo tipo di metodologia diciamo che aiuta a mantenere, a migliorare la propria disciplina nel trading di ogni giorno. Eccoci qui quindi, io ormai 10 anni fa ho divulgato per primo in Italia questo nome, la price action, sono stato il primo a portare alcune tematiche sul mercato e ancora oggi sono qui, ancora oggi ne parlo e ancora oggi io le trado queste cose, quindi si può fare. E mi dispiace per chi dice che sono cose che non si può fare trading in questo modo, ma bisogna per forza farlo in un modo complicato. Cioè, mi fa piacere che certe persone hanno così la verità in tasca, io non ce l'ho. Io so che il trading è molto vario, ci possono essere persone più adatte a una certa cosa e persone più adatte ad un'altra cosa. E il trading è talmente vario, c'è veramente di tutto, quindi ognuno poi può farsi un vestito su misura e quindi fare la propria via nel trading. È ovvio però che per farlo in maniera seria ci sono certe cose che al di là della metodologia ci devono essere, e una di queste è l'umiltà. Ecco, mantenetevi sempre umili, guardate sempre il mercato come se fosse la prima volta, il primo giorno, e rischiate poco. Detto questo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Io amo la price action, come sapete la faccio da sempre, l'ho sempre fatta e continuerò a farla. Cercherò sempre di divulgarla al massimo, cercando, come sapete, di non darvi dei messaggi, come dire, da sognatore, ma delle vere e proprie input reali, senza così mezze verità o bugie, perché questo è quanto. Il trading, il mondo del trading è bellissimo, ma bisogna trattarlo con i guanti.
Quindi a questo punto non mi resta nient'altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciate un like con il pollicione. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, a presto, buon trading simple.